Banca Centrale Europea è pronta ad agire sui rischi relativi alla crescita fino dal mese prossimo nel caso i dati economici dovessero risultare deludenti. I ministri delle finanze del G20 promettono di risolvere i problemi che minacciano una nuova recessione globale. L'operazione Twist, resuscitata dagli anni 60 dalla Federal Reserve, non rassicura gli investitori. Il mercato azionario globale cala del 20% dai massimi più recenti ed entra ufficialmente in una fase di mercato orso. In collegamento internet da Mantova, Gianluca Braguzzi, direttore gestioni e strategie di Total Return SGR. Ciao Gianluca, bentornato a Bloganza. Grazie, ciao Luciano, buona giornata a tutti. Un sacco di rassicurazioni, vediamole insieme. Allora, la Banca Centrale Europea potrebbe agire per risolvere i rischi che stanno minacciando la crescita economica fino dal prossimo mese, dovessero i dati economici che nel frattempo saranno pubblicati risultare deludenti. Lo dice il membro del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, il presidente della Banca Centrale del Belgio che si chiama Cohen, Luc Cohen. Le misure potenziali che la Banca Centrale Europea potrebbe adottare comprendono prestiti, il ritorno di prestiti a lunga scadenza al settore bancario, con scadenza di 12 mesi o anche oltre, e evidentemente anche la riduzione dei tassi di interesse. Questa è l'allusione che fa Cohen al mese prossimo. Partiremo il mese prossimo perché, appunto, il mese prossimo la Banca Centrale Europea potrebbe agire sui tassi di interesse. Dice la BCE non ha mai scartato questa soluzione in anticipo. Che ne pensi, Gianluca? Ah, il fatto di aver rialzato i tassi, come già ci dicemmo quando avvenne, l'unico lato positivo era che si stavano un po' riarmando, visto che comunque pare che l'unica arma di cui tutti i potentati economici hanno a disposizione è sempre solo quella della leva monetaria. La reazione dei mercati, come al solito, assolutamente negativa. Nonostante il divieto di short imperversi su quasi tutti i mercati più soggetti ad eventuali attacchi speculativi come l'Italia sia tuttora in vigore, dimostra come questo tipo di manovre ormai da parte dei mercati non siano considerate efficienti e risolutive. Come ho già detto in altre circostanze, bisognerebbe intervenire sulle leve del ciclo reale dell'economia, smettere di occuparsi della finanza, intervenire drasticamente sull'area della finanza in termini di riportare in alveo di regolarità attività che evidentemente, se sono così depauperate del mercato, regolari non erano, e dall'altro lato concentrarsi invece in termini politici sul rilancio delle economie, possibilmente a ritmi globalmente sostenibili. Il Presidente della Banca Centrale belga parla anche della possibilità che la Banca Centrale possa continuare appunto a comprare le obbligazioni dei paesi più a rischio in Europa e dice: credo che sia stato un elemento d'aiuto all'inizio, ma naturalmente non può essere un elemento strutturale del sistema. La principale ragione per cui l'abbiamo fatto era di mantenere attiva la trasmissione della politica monetaria fino al momento in cui il EFSF, il Fondo d'Aiuto Europeo, chiamato appunto European Financial Stability Facility, sarà in grado di prendere il posto di quello che sta facendo la Banca Centrale Europea. Dunque saranno gli stati stessi con le loro quote che versano dentro al fondo a salvare se stessi, a comprarsi le obbligazioni, il debito. Sì, poi il discorso è che, come è chiaro, gli stati che avranno la maggiore quota da versare probabilmente saranno proprio quelli che avranno potenzialmente meno problemi. È vero che in questo momento comincia a essere sotto attacco tutta l'area euro, no? Si sono allargati i CDS anche sulla Francia, si sono uscite voci su un declassamento anche della Germania, quindi in generale mi pare che l'attacco
sia concentrato nei confronti dell'euro. Questo darebbe modo di rendere ancora più ampio il problema e di conseguenza indebolire quegli stati più forti che, come detto, avrebbero il maggior carico su questo fondo. Sicuramente è un fondo che ha un'utilità, un ruolo fondamentale, ma se non viene messa mano a una manovra preventiva di correzione di certe attività che hanno portato a questa situazione di instabilità, di totale sfiducia nei confronti del mercato, in particolare il sistema bancario e assicurativo, dubito che qualsiasi manovra potrà sortire effetti efficaci e soprattutto di lunga durata. Rassicurazioni arrivano anche dal G20 a Washington. Si parla ancora di impegnato e forte coordinamento internazionale in risposta alle rinnovate sfide che l'economia globale deve affrontare. Appunto questo in soldoni, quello che si dice dal G20, il G20 che viene in parte rassicurato anche dall'Europa, l'Europa cercherà di contenere la crisi del debito sovrano, eccetera, eccetera. Io ho trovato una dichiarazione che ti voglio leggere di un tuo collega che dice: il supporto verbale senza nessuna azione concreta ormai non è più convincente. Gli investitori stanno cercando a strade credibili e ad azioni fatte dai politici, dato il livello di nervosismo e di incertezza che c'è adesso sul mercato, addirittura anche delle azioni concrete potrebbero non essere sufficienti a questo punto. Sono perfettamente d'accordo, e soprattutto quello che il mercato sta dimostrando di non sopportare più è che continuativamente questo tipo di manovre abbiano come unico sbocco quello dell'ambito finanziario monetario soprattutto. Il mercato si aspetta, come ha detto giustamente questo collega, interventi strutturali, interventi politici che possano in qualche modo dare vita a una nuova fase di trend economico globale sostenibile, e in questo momento all'orizzonte si continuano a vedere invece o semplici dichiarazioni di intenti assolutamente insufficienti, ovvero manovre che sono come sempre nell'unico alveo che è quello della politica monetaria. Anche l'azione della Federal Reserve era uno degli appuntamenti più importanti, se non il più importante, del mese di settembre, finisce per non convincere gli investitori. Vorrei entrarci su questo argomento chiedendoti, Gianluca, di spiegarci rapidamente che cos'è la curva dei rendimenti. La curva dei rendimenti è la sinusoide che accompagna l'espansione del rendimento, che normalmente è più bassa sulle scadenze più brevi e più lunga man mano che la duration dei titoli in portafoglio si allunga. Quindi, rappresentando graficamente questi rendimenti a 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 30 anni, addirittura sappiamo che ci sono anche titoli a 50 anni, noi vedremo che questi rendimenti, man mano che aumenta la duration, sono più lunghi. Quindi, unendo i vari punti, si ha una curva, ed è questa la curva dei rendimenti. Quindi di fatto è un concetto, una rappresentazione molto più semplice di quello che si potrebbe immaginare. Ecco, io per l'appunto ho scelto, come vedete, un grafico particolarmente semplice che mostra da una parte, senza effettivamente avere i numeri, il rendimento e la scadenza. La curva dunque può essere più ripida o più piatta. La Federal Reserve tende ad appiattire la curva, appunto cercando di abbassare i rendimenti sulle durate più lunghe. La Federal Reserve ha intenzione di comprare circa 400 miliardi di dollari, qualcuno addirittura mette in dubbio anche la stazza, no, del pacchetto, perché potrebbe essere, dicono, insomma, sono soldi spiccioli, dice, per la Federal Reserve, e questo ha intenzione di fare: vende le scadenze più corte e compra le scadenze più lunghe. L'operazione si chiama operazione Twist,
Dunque, operazione torsione o operazione curva, appunto, perché avviene sulla curva. È curioso perché la Federal Reserve aveva già fatto un'operazione del genere nel 1961, dall'inizio degli anni 60, iniziata nel 61. Si chiama twist perché allora si ballava il twist, ma anche perché, appunto, c'è questa torsione, operazione torsione della curva. È sotto molti aspetti un'alternativa al famoso quantitative easing di cui abbiamo parlato molte volte. Le differenze principali che io riesco a rilevare da questo, Gianluca, sono che i soldi, intanto, di nuovi soldi non verranno stampati. I soldi non andranno alle banche, anzi, le banche potrebbero avere dei problemi con una riduzione dei rendimenti a lungo. E il mercato azionario, appunto le banche non avendo la possibilità di invadere il mercato con grande liquidità, non risponde nella maniera che ha risposto con il quantitative easing, dunque non sale, anzi mostra delusione al momento. Ma allora, diciamo che da un punto di vista generale la manovra ha un senso preciso. Nel senso che uno dei motivi principali di questo attacco, che nonostante i divieti continua agli asset bancari, soprattutto in Europa, ma talvolta poi si estende anche a tutto il resto del mondo, come dimostra l'andamento degli indici, è in questo momento motivato, oltre che dalle preoccupazioni tipiche del 2008, quindi di tutto quello che era collegato ai subprime, piuttosto che ai CDS, ai derivati sommersi nel mondo delle banche. Questa nuova ondata di preoccupazione è determinata dal valore degli asset in portafoglio delle banche stesse. Quindi intervenendo sui titoli a lunga durata, che sono quelli soggetti alle maggiori volatilità di prezzo, non dimentichiamo che il BTP italiano trentennale... C'è qualcosa che ti distrae, Gianluca? No, sto cercando di darti il prezzo in tempo reale del BTP. Oh. BTP italiano, che in questo momento, vai giù per favore, lo vediamo. Ecco, in questo momento il BTP 2037 quota 72. Non molto tempo fa questi BTP li trovavamo 20-25 punti più alti. Quindi è chiaro che intanto interrompere la discesa dei corsi riavvicina la modalità di rappresentazione del prezzo del sistema bancario, che spesso avviene col mark to market, quindi col prezzo di carico, ma che non corrisponde al prezzo di mercato, rappresenta un riavvicinamento tra quello che è il valore reale dei portafogli e quello che è il valore di mercato. Quindi questa manovra è assolutamente una manovra di buon senso, e se è pur vero che in termini reddituali, per eventuali nuovi acquisti, l'appiattimento della curva, nel senso che i titoli lungo a livello cedolare renderanno poco di più rispetto a quelli a breve, però da un punto di vista della patrimonializzazione delle banche, quindi della stabilizzazione del valore degli asset, questo è un intervento di grande intelligenza, di grande valore e assolutamente da premiare. Allora, il problema in realtà è che questo non è un intervento che risolve i problemi a monte di questa situazione, che sono il perché il mondo sia improvvisamente arrivato a ragionare sul fatto che debiti pubblici come quello italiano, o addirittura si parla di quello francese, che per anni hanno avuto trend di crescita ben superiori a quelli attuali, improvvisamente diventano un problema imminente, per cui sembra che debbano saltare per aria da un momento all'altro. Ecco, interroghiamoci, cosa c'è dietro a questa nuova modalità di valutazione? Perché la piccola pustola, mi scuso per il paragone, ma le dimensioni sono quelle della Grecia, ha provocato un contagio così ampio? Quali sono i motivi? Che ragionamenti sta facendo il mercato globale per prenderla così male? Tu che cosa ti rispondi? Ma io mi rispondo quello che ti ho già detto in un'altra circostanza, e cioè che i mercati hanno cominciato a interagire male con i debiti pubblici quando è stato chiaro che i governi, a cominciare da quello olandese, da quello britannico, da quello francese, dal nostro stesso che ha garantito i conti correnti, si sono presi degli impegni nei confronti della clientela del settore bancario che
che non sarebbero in grado di mantenere, se non con una politica di quantitative easing che non a caso in America ha fatto esplodere fino a che è rimasta in vigore le borse e è riuscita in qualche modo a trascinare anche i mercati europei, che ovviamente, venuto meno questo tipo di droga finanziaria, si sono poi schiantati e in poche settimane hanno perso tutto quello che avevano recuperato e anche di più. Il rendimento americano, tanto i primi effetti sul trentennale, sul treasury trentennale, è un ribasso fino al 2,8% ieri a New York, dal 3,2% del 20 di settembre. Ci sarebbe anche da chiedersi se appunto un'operazione del genere che lima, ritocca un po' tassi che sono già estremamente bassi, appunto finisca per risolvere i problemi dell'economia americana, che sono mercato del lavoro, 9,1% di disoccupazione e mercato immobiliare. No, il problema non è risolto. Come ho detto prima, il mondo, l'economia globale necessita di interventi strutturali che siano finalizzati a utilizzare queste immani risorse alla creazione di posti di lavoro piuttosto che al sostegno di entità finanziarie che ormai sono bollite, e poi farò una provocazione in questo senso, ma nella realtà questo tipo di intervento era necessario, perché altrimenti il mercato poteva proseguire nella convinzione che lo scollamento tra il prezzo di mercato dei titoli, che stava continuando progressivamente a scendere più o meno in tutto il mondo, e il prezzo di carico delle banche, che poi di fatto genera delle perdite potenziali esclusive, questo delta stava continuando a ampliarsi. Quindi nel momento in cui c'è un impegno significativo a comprare questi titoli, la discesa dei prezzi anche sul BTP italiano si è comunque arrestata. In giornate di borsa negativa nelle scorse settimane i nostri BTP avrebbero perso 2-3 punti percentuali, invece tra ieri e oggi la perdita è molto contenuta, e quindi questo intervento è assolutamente positivo. Non ha nessuna incidenza su quella che è la ripresa del ciclo economico. Posso fare la provocazione? Prego. Se gli stati, invece di usare il quantitative easing per sostenere un sistema finanziario bollito, pagassero gli stipendi normali, un classico stipendio 1000 euro, 1000 dollari che consente a malapena di sopravvivere una famiglia di due che lavorano, ai cittadini per non fare nulla o semplicemente per fare attività di servizio allo Stato, invece che dare queste grandissime masse, che poi magari finiscono ancora per pagare i grandi budget, i grandi premi ai manager del sistema bancario e finanziario, li dessero direttamente ai cittadini, ripeto, per assurdo, anche per non fare nulla, l'economia mondiale avrebbe un beneficio immediato e avrebbe immediatamente un'inversione del ciclo. Vabbè, la prendiamo come provocazione, questo non lo fanno tanto. Non lo fanno, ma ci si dovrebbe riflettere. Sicuramente una cosa su cui dovrebbero riflettere, visto che c'è il credito zero nei confronti non solo delle famiglie, ma anche di chi produce, se invece di erogare questi soldi a un sistema che poi comunque non fa ripartire il ciclo del credito perché ha ben altri problemi da risolvere, se le banche centrali si prendessero direttamente in carico il compito di valutare quali aziende meritano di essere accompagnate a una ripresa del proprio ciclo produttivo piuttosto che strozzate dalle richieste di rientro del sistema bancario, ecco che anche in questo caso potremmo magari vedere una ripartenza dell'occupazione e di conseguenza del ciclo economico. C'è un'altra cosa. Regole del gioco, Luciano: se si continua a ragionare sul solito schema che tutto può essere risolto con la politica monetaria o con gli interventi sulla massa monetaria stessa, non ne veniamo fuori. L'operazione della Federal Reserve dici che ha un'incidenza sui rendimenti italiani? Certo, la svendita colossale dei BTP, dei titoli a lunga durata, si è comunque interrotta. Cioè, momentaneamente, dici che la ragione è l'operazione della Federal Reserve? E per contagio positivo in questo caso sì, cioè in precedenza, in un contesto di nuova accelerazione ribassista, tra l'altro proprio in questi istanti
i mercati stanno avvicinandosi a rompere i minimi della scorsa settimana, cosa già fatta da diversi titoli, e questo porterebbe un inasprimento della tendenza ribassista molto pericoloso anche per le prossime settimane. In questo senso, vedere i BTP che stanno comunque perdendo solo lo 0,80 e sono comunque ancora a 72 è un fatto positivo. In una situazione analoga, la settimana scorsa avremmo visto i nostri BTP perdere il Vedi 2,5%. anche il rendimento. Il rendimento si sarebbe alzato ulteriormente, perché scendendo il prezzo il rendimento saliva, quindi Appunto, le lo cose vedi, puoi dircelo? diventavano sempre più care. Lo vedi lì insieme al prezzo? Il rendimento lo vedi? Riesci a vedere anche il rendimento, dico. Il rendimento, in questo momento io vedo il prezzo, però considerando che stiamo parlando di un trentennale che ha una cedola del 4%, è chiaro che i rendimenti superano il 5%, i rendimenti effettivi netti. Quindi frenare questa crescita dei rendimenti e questo calo dei corsi ha una molteplicità di effetti benefici che vanno a calmierare un certo tipo di speculazione sulla preoccupazione che i dati di bilancio delle banche che utilizzano il mark to market in realtà non siano quelli reali perché i prezzi dei titoli di mercato sono in realtà molto più bassi. Quindi l'intervento è positivo. Secondo me dovrebbe fare altrettanto la BCE, ma comunque, ripeto, questo intervento non sposta di una virgola quello che è il contesto generale su cui il mercato sta buttando via ormai i titoli a qualsiasi prezzo. E siamo a meno 35 dai picchi di 2 mesi fa. Sì, Il mercato, insomma, non rimane non convinto, questo è il punto. perché sul lato dell'economia reale i problemi sono altri e nessun governo al momento li sta affrontando. La Merkel è andata dal Papa, ma evidentemente non ha ricevuto, forse non era l'indirizzo giusto per risolvere questo tipo di È problema. successo l'inverso, il Papa che è andato dal Merkel a parlare al Bundestag. Però, vabbè. Volevo concludere con una nota appunto sul fatto che i mercati globali, non solamente quelli europei, che alcuni di loro sono sotto di oltre il 30%, ma i mercati globali misurati dall'indice Morgan Stanley Capital Index All Country World, l'indice di tutti i paesi, sono 45 nazioni. Per la prima volta negli ultimi 2 anni entra nel cosiddetto bear market, dunque in un mercato orso, in un mercato ribassista, dopo aver perso oltre il 20% dal massimo più recente, in seguito alla crisi del debito in Europa e alle minacce di una nuova recessione in America. 10.000 miliardi di dollari, so, di valore di mercato è stato perduto fino da maggio. Il Morgan Stanley Index World dei mercati emergenti è entrato in un bear market, in un mercato orso, il 13 di settembre. Dunque l'azionario mondiale adesso è in fase ribassista. Gianluca. Sì, la situazione è questa, purtroppo si erano avuti alcuni tiepidi segnali di inversione, per la verità sui mercati europei la settimana scorsa sembrava veramente che si fossero toccati i minimi, poi evidentemente le aspettative deluse sul fatto che magari la Fed riproponesse un QE3, che non dimentichiamolo comunque vuol dire inondare i mercati di liquidità, vuol dire comunque dare ossigeno a tutti i soggetti che sono comunque in crisi di liquidità, mentre questa manovra è una manovra chiusa che non genera nuova disponibilità, perché di fatto sposta semplicemente gli asset. Quindi, pur avendo una sua logica finalizzata alle motivazioni di cui parlavo prima, non crea liquidità sui mercati il twist. Ecco perché i mercati l'hanno preso male e stanno accarezzando l'ipotesi di entrare in un bear market che già dopo una discesa come questa sarebbe perlomeno inusuale, visto che normalmente dopo una discesa così repentina e catastrofica i mercati hanno la forza perlomeno per un rimbalzo, per un recupero. Ma qua siamo veramente alle soglie di una nuova accelerazione ribassista dagli esiti assolutamente imprevedibili. Teniamo conto che
andando avanti di questo passo, la maggior parte delle aziende italiane, ma direi di più, la maggior parte delle aziende europee diventa scalabile con cifre ridicole per certi potentati internazionali. Gianluca Braguzzi, direttore di gestione e strategie Total Return SGR a Mantova, grazie mille Gianluca, a voi per averci seguito e alla prossima. Ciao.